E poi a me, un dottore femmina, mi potrai fidare? Oh, Checco, e quasi non ti riconoscevo, con questa erba che ti porti appresso. No, ne dottore, tu te ne hai scordato, questa non è Eva, come dici tu, è moglie ma Peppa, moglie ma per poco ma però. Ma che hai capito? L'Eva è questa pancia spropositata che ti ritrovi. E tu mi dici Eva, dimmi la trippa e io capisco. Va bene, sei sempre insolito però, poi ne parliamo. E piuttosto, dov'è Peppa? Eccola! Oh, Peppa! Scine, dottore, scusami se entro così locca locca. Non posso neanche là, dottoressa mia. Porto tutti e tu rossi, mazzilli, rossi come tu palletti. Non ne so potuto mettere manco le scarpe. Sono dovuta ai miei con le cioce, come stai io per casa. E poi, non vivi sto braccio per collo? Mi sei sarà rotto te sicuro, per quanto male. E non senti come parlo? Porto due labbra come le della Somara. E sto chiuso. Non lo vedi su quando è in busto? Dottoressa mia, che te lo dico a fare? Oh, povera Peppa, sei caduta di brutto. Ti sei veramente rovinata. È isso che mi ha rovinato, dottore. Zitta! Non è scuola, è fatta solo visita, che è meglio. Ma perché? Cosa è accaduto? Gli so frocchiato, dottore, l'hai stommellata. Se n'è andata a ricordare finché chiampa, se chiampa. Anzi, che non gli hai rotte tutte e due le cianche. Ma non è detto che non la mangi con le stampelle per un resto della vita, eh? Ma Checco, vuoi scherzare, spero? Quello che dice è grave, altrimenti devo fare una denuncia ai carabinieri. Ma Peppa, dimmi, cosa è successo? Parlate! Comincia la tutocchia, che te se possa seccare la lingua. Calma, calma, calma. Dimmi tu, Peppa. Dottoressa mia, vai a far del bene agli cristiani. È da tutta la vita che non faccio altro che aiutarlo. Mi so uccisa sola penso. E il sumbiastro me ne ringrazia a cazzotti. Zitta, te so che tu te state zitta, che se no quando arriviamo a casa te finisci te sgombellare. Silenzio, Checco, silenzio. Dimmi almeno le tue ragioni. Ragioni? Mo, senti tu se non hai ragione. Ieri sera, no? Ho cucinato, siamo a fare due chiacchiere prima degli alletti. A quando questa mi fa, che? Ma tu è stato sempre sincero con me? Certo che sono stato sempre sincero. Io, dottore, casa e lavoro. Lavoro e casa. E è tutto successo proprio per un lavoro, dottore. Ma allora non te c'è sta zitta, perché a me, dottore, mi è sembrato strano quello parlare. Sincero, qui c'entrava, a me sto sincero come puzzava. E allora pure io, dottore, gli so chiesto, e tu è stata sempre sincera con me? Perché se c'è te quel rospo, io sto al momento ti ho fatto uscire dal Gargarosso e non mi sta chiedendo sincero a me. E sta cucciola, dottore, ha parlato, non l'avesse mai fatto. E quel ne sapevo quello che poteva succedere. Ho potuto tempo. Ah, io ho parlato, sì. Isso mi ha detto di farmi uscire uno sputello Gargarozzo. E allora hai fatto. Ecco, voglio essere sincera. Pareva tanto buono ieri sera. Io taglio queste le corna. Ma tanto tempo fa. Ma senti, dottore, ce lo dice pure questo mucco, sto brutta traditora. Perché, dottore, non hai fatto a te bambi in bocca che senza farmi dice Gesù Maria mi ha scocchiato un cazzo su un cazzo. Che mantello tiro, mi sono caduta per terra, come un sacco di patate. Ma io ho sbattuto con il braccio senza creenza e isso non contento mi è salito sopra con i peli e mi distava, dottore, come se mi sta lua e mica si fermava. Mi fermavo! Poco che so fatto, te io da manna struppia per lungo. E poi?
cecca, No, ne voglio solo che la dottoressa, ecco, te rimetta in sesto. Così io puro, hai una soddisfazione del recrocchietto da capo. Taglio da fa diventare come senza osso. Non sento ragione. E dille se ragioni. Dille che le voglio sentire. Così le sente pure la dottoressa. Checco, stai calmo, prometti. Perché qui le cose mi sembra che stiano prendendo una brutta piega. E tu, Peppa, sei proprio sicura di dire le tue ragioni? Non è meglio lasciar perdere? Noni, te lo voglio dice tutto. A te capì quando hai fatto questo. E io so tutto orecchie. State attenta, ma però, che se no, puma sera, a casa, recontiamo le pecore. Ecco che... io ti sono messa le corna, poco poco però. Ma la senti, dottore, dice poco poco. Ma io ti caccio l'occhio e te li metto mani. E tu, dottore, ce la rifacessi a baciare le aiuzze e sapinzo caccia che tutte le meniche se ne rea messa a batte sempetto. Luca da tabatte, non muro ma però. Silenzio, Checco, silenzio. Ma Peppa, che cos'è questa storia? È tutto per isso, ve lo bene seo. Stavamo all'oci bene ieri sera, abbiamo mangiato isso, anzi, stavamo mangiato uno scorzo e macaroni, una scuola colmonata che non la saltava manco un ledere. Si vede, poi parliamo anche di questo, Che è tutto per te lo so fatto, per te. Ma te lo ricordi? De quando fecisti la divanna per fatte pigliare come scopatore al comune e non sapevi come fa perché non era facile entrare, allora io gli ho parlato con un capo, il lui pigliava le scopature. E se sa, come se dice, tu mi hai una cosa a me e io ti aiuto. Oh, senti, dottore, mamma mia, che sfregio, dottore! La posso buttare per le scale? Su, non esageriamo. È finito qui, vero Peppa? No, dottore. Perché su non se ne ricorda che gli facciamo la sfida. Si lamentava, non ne poteva più. A scopare le strade. E gli sai che è piaciuto entrare in quell'ufficio. Te lo ricordi? E allora io, per non sentirlo più, gli ha pagato l'assessore. E te ne ricordi che il 448 te ne sarà a far uscire? Beh, anche allora dici un contentino, ma sempre per chi l'hai fatto? Questa è lei che ti ha fatto la grazia Santa Donna? Se cozza mangi a lungo per uscire all'acqua. La senti, dottore? Ma fa tu portare la maschera e io non ne sapevo cosa. Beh, Checco, bisogna perdonare. Peppa l'ha fatto in un momento di debolezza, perché è così, vero Peppa? E basta così, vero? Ecco, dottore, isso non se lo ricorda. Si era montata la capoccia. Diceva che voleva entrare in politica e voleva cambiare cose. Ecco, te ne ricordi che gli con un cane ganiastu a cercare firme casa per casa? E a un certo punto mi dici che ci mancava poco e hai spinto. E allora anche dopo ti hai orzuto alla mani. Ci mancava poco. Quanto ci mancava? 300 firme.